con noi Luciana Iamartino, guida turistica. In questo momento ci troviamo nella chiesa dedicata a Santa Cristina, una chiesa che ha origini molto antiche. Sì, in effetti ha origini molto antiche e remote. Risulta costruito il primo edificio ecclesiale alla fine del IX secolo d.C. durante la costituzione del Castellum Sepini come cappella gentilizia annessa al castello. Del periodo remoto resta poco in situ se non una colonna a fusto liscio con capitello a quattro facciate con un semiarco che è posto proprio nei pressi della scalinata che accede poi alla cripta di Santa Cristina. La chiesa ha avuto vari rifacimenti perché è stata distrutta nel 1456 probabilmente con questo terremoto e da allora poi ha avuto altre ristrutture, altre modifiche. Diciamo che le modifiche essenziali sono avvenute tra il XVII e il XIX secolo e questo è ciò che vediamo, è una chiesa baroccheggiante, gli altari sono tutti barocchi. Ma parliamo delle epigrafi della chiesa, di alcune epigrafi poste nella chiesa di Santa Cristina che sono un libro perché raccontano parte della storia della chiesa. La prima epigrafe che noi ritroviamo è un sarcofago, è un coperchio di un sarcofago e risale al 1645, è di forma rettangolare, è posta in verticale, all'interno c'è la scritta della famiglia nobiliare del periodo, la famiglia Vecchio, e al di sotto di essa vi è lo stemma di questa famiglia che è costituito da tre stelle su tre monti sorgenti su acque fluttuanti. Questo coperchio è stato ritrovato sotto la pavimentazione del presbiterio durante i lavori di ripristino avvenuti nel 1975 ad opera del sacerdote Don Achille Vignone. E queste epigrafi sono state poste presso l'ingresso della cripta per abbellirle, per decorare questa zona. L'altra epigrafe, molto più importante perché è scolpito il testo su una lastra marmorea di colore grigio, è posta di fronte alla scalinata di accesso. È modanata, sagomata e all'interno le lettere sono ben scolpite e campite in nero e rimandano lo stato ondulato della formazione dell'epigrafe. Questa ricorda la consacrazione dell'altare della Madonna del Riposo avvenuta nel 1726 ad opera di due vescovi, il vescovo di Telese e il vescovo di Boiano Sepino, che sono citati all'interno di questa epigrafe e che riportano più o meno lo stesso cognome, il vescovo Baccari e il vescovo invece Francesco de Baccari. Questa epigrafe era posta sull'altare della Madonna del Riposo che, come dicevo, risale al 1726 ed è un altare in marmo policromo con lo stemma della famiglia della Leonessa, quindi fu voluto dalla famiglia della Leonessa. Sopra l'altare è posto proprio questa tela che rappresenta la Madonna del Riposo, che raffigura la Madonna, ovviamente, Santa Elisabetta, San Giovanni e Gesù il bambino. Ed è una copia della pregevole tela dipinto che fu fatto da Giulio Romano tra il 1522 e il 1523. Con Luciana Iamartino ci siamo spostati nella cripta che custodisce altri tesori. Sì, qui proprio all'ingresso vi sono altre epigrafi, le più importanti sono queste che vediamo alla mia destra. La prima più in alto risale al 1570
è riportata all'interno di una pietra grigia, scura, ed è stata voluta dalla famiglia Astro, così chiamata, Tommasina e Vincenzo Astro, che dedicarono questa epigrafe al figlio e al figlio naturale. Per loro volontà decisero di effettuare questa iscrizione. Appartiene ad un sepolcro che attualmente è andato perduto. Lo stemma della famiglia è costituito da un astro, appunto una stella a 5 ad 8 punte, al di sotto vi è una trave da cui scendono 3 raggi stellari ed è una delle più antiche che noi ritroviamo come epigrafe. L'altra invece, quella posizionata in basso, risale al 1739 e fu voluta dal vescovo di Boiano Sepino, Don Antonio Manfredi, per la consacrazione dell'altare e della cripta dedicata a Santa Cristina. Oltre a queste vi sono di fronte altre due lastre. Una è più recente, risale al 1999 e ricorda i rifacimenti, la ristrutturazione della cripta avvenuta per i festeggiamenti del nono centenario dell'arrivo delle reliquie di Santa Cristina. Invece quella posta in alto è posteriore e risale al 1966, fu voluta dai fratelli Gaetani perché offrirono la ricostruzione della pavimentazione della cripta, poi sostituita da quella del 1999. Le origini remote di cui lei prima parlava rendono questo posto davvero ricco di storia. Sì, sì. La chiesa è antica e ricca di storia. La cripta che noi vediamo è molto antica perché la statua che è posta sull'altare risale al 1300-1400, anche se saggi di controllo non sono stati ancora effettuati. Però noi sappiamo con precisione dalla tradizione orale e dalle pergamene che sono conservate all'interno della chiesa di Santa Cristina che essendo Santa Cristina le reliquie arrivate qui nel 1099, con molta probabilità questa cripta è molto più antica rispetto alla Cappella del Tesoro che risale al 1609. Quindi la statua, anche il nostro parroco Don Antonio che ci riferisce da altri parroci, è una statua molto antica. E all'interno della cripta di Santa Cristina, dove c'è l'altare, lateralmente sulle pareti sono stati esposti e donati dal professor Moscini di Bolsena, perché noi siamo gemellati con il comune di Bolsena, delle tavole che raccontano un po' la storia di Santa Cristina e dei pellegrini che trafugarono queste ossa nelle catacombe poste a Bolsena. Quindi sono state dipinte con una tecnica antica, che viene effettuata su foglie d'oro a tempera d'uovo. Racconta: sul lato sinistro troviamo i pellegrini che arrivano a Bolsena e che trafugano le ossa di Santa Cristina e più in avanti vi è l'altra tela perché sono 4, 2 da un lato e 2 dall'altro lato, racconta la presenza di Santa Cristina a Sepino e il suo patrocinio sulla cittadinanza. Dall'altro lato 2 tele assemblate tra di loro che ricordano l'incoronazione di Cristina a sposa di Cristo.